siamo in un futuro molto vicino. È stato attivato un perfetto sistema di difesa nucleare. Finalmente il sistema sicuro. La guerra totale ora è impensabile. Abbiamo fatto una scommessa su dove pensiamo che tu sia adesso. Lei dice che sei su un sottomarino e io dico che sei su una base segreta al Polo Nord o giù di lì. Se fossi in un sottomarino, non potresti ricevere queste cassette. Inoltre, le missioni sui sottomarini durano al massimo 3 mesi. Ma... caro, mi è successa una cosa molto strana ultimamente. Voglio dire... Insomma, è come se tu fossi morto e io mi fossi rassegnata. Ecco, ho cominciato con il sognare spesso la tua morte. E svegliandomi pensavo che se anche fosse stato vero, io non avrei potuto saperlo. E che quindi forse eri già morto. E questi sogni sono diventati sempre più frequenti. Ho pensato di essere un po' fissata. E ne ho parlato a loro quando sono venuti a prendere uno degli ultimi nastri. Mi hanno mandato uno psichiatra dell'esercito. Non mi è stato di grande aiuto. Ha detto che nemmeno lui sapeva dove tu fossi, ma che non dovevo preoccuparmi, che dovevo cercare di avere pazienza. Ma pazienza io non ne ho più. Ed ecco perché io ho deciso che tu sei morto. Me lo sono messo in testa, così non sarò troppo delusa quando non tornerai. Sì, mi sono già abituata all'idea. Ma se un giorno tu entrassi da quella porta, questo sarebbe davvero un miracolo. Sarebbe un dono del cielo. La mia vita ricomincerebbe da dove si fermò quando partisti. Ehi, ho una sorpresa per te. Tua sorella ha ricevuto il permesso dal servizio di sicurezza. Susie, vieni. Puoi salutare tuo fratello. Ciao, come stai? Hai novità? Sciocca. Avevo pensato. Adesso non ne ricordo. Ciao. Ah. Tu? Beh, non sono affari miei, ma... Non vorrei metterti a farmi la predica, Hao. No, no. Ma in fondo mancano solo 6 mesi. 6 mesi, Hao. Lo sai, un tempo pensavo di essere una dura. Forse lo ero, visto che ho resistito all'addestramento con Walker. Ma giuro su Dio che non so se sarò abbastanza forte da resistere qui dentro per altri 6 mesi. Sai a cosa penso sempre?
Continuo a pensare di farmi un trucco pesante, dipingermi di rosso le unghie, mettermi qualcosa di provocante e poi andare in uno di quei bar per trovare compagnia. Scherzo, Hao. Devi farlo adesso. Sì, Walker, adesso. Non sono male. Quanto tempo? Cosa, dall'ultima volta che hai visto del sesso in TV? No. Io ho visto una donna. Ti ringrazio, Walker. Fa piacere un complimento. Serve un campione di urina, adesso. Sia Washington che Mosca sono in allarme per la confusione creata dalla notizia che un cruise americano è atterrato nella cittadina sovietica di Voronezh, a circa 300 miglia a sud-est di Mosca. Nonostante il missile fosse dotato di un ordigno nucleare, non si è avuta alcuna esplosione. La situazione è ora all'esame della difesa sovietica. Alcune fonti vicine alla marina hanno riferito che la nave statunitense addetta ai rifornimenti, dirottata ieri mattina nelle acque del Mediterraneo, risulta fosse stata caricata con 11 missili di portata sufficiente a raggiungere città come Voronezh. La marina ha affermato che il dirottamento è stato opera di una decina di pirati, probabilmente un gruppo terroristico sotto il diretto controllo del governo libico o dell'alleanza nordafricana. Tra un attimo passeremo la linea a Washington per ascoltare gli ultimi commenti e le reazioni della capitale. Stai un po' a sentire questa. Una nave americana è stata catturata ieri dalla Libia. Aveva a bordo 11 missili cruise, uno dei quali è partito ed è atterrato in Russia. E mancano notizie su eventuali nuovi incidenti all'interno dei confini sovietici. Abbiamo invece avuto conferma che è stato dichiarato lo stato d'allarme in tutte le forze NATO convenzionali e strategiche. I caccia sono ai loro posti, i B-52 sono in volo e i missili cruise sono già stati attivati nelle rispettive basi. In una dichiarazione al Congresso, il Presidente ha affermato che le forze americane sono pronte alla rappresaglia nel caso di una mossa da parte dei sovietici. Ha invitato comunque la nazione alla calma e alla normalità fino alla fine delle emergenze. Il Presidente ha quindi concluso dicendo... Oh mio Dio. Chiama Walker. Bene. Walker! Walker! No, non ci credo. DEFCON 2. Allora, sei pronta? Non potremmo tentare di individuare qualcosa? Allora cosa c'è? Credo che abbiamo a che fare con tracce di calore, tante purtroppo. Ultraatmosferiche? Sì, bisogna farlo. No, no, aspetta, potrebbe essere qualcosa come uno scambio limitato. Oh, avanti, Hao, ne hai visto anche tu quelle tracce? Dobbiamo comunque aspettare il segnale prima di sparare. Forse è solo un brutto sogno. E invece no, sta succedendo, guarda. È vero, sta succedendo. E allora che cosa aspetti, Walker? Aspetto che ci arrivi il segnale. Ma se non arrivasse più, sì. Noi possiamo anche lanciare a nostra discrezione, se abbiamo le prove che il segnale non possa arrivare fino a noi e che la guerra abbia già avuto inizio. Lanceremo quando io dirò di lanciare, va bene? Segnali televisivi? Non so, ci provo. Delle esplosioni sopra 7 città sovietiche. Merda, tutte le stazioni stanno scomparendo! Oh.
fanno per distruggere tutto! Cosa sarà del mio bambino? Chiudi il becco, Hau! Lui ha una chance, vive in una zona isolata. I miei sono a Seattle, è appena stata distrutta. Guarda Detroit. Sta avvicinando qualche cosa. Russi, vero? Sono i russi. Dobbiamo farlo, non abbiamo più tempo. Dobbiamo farlo adesso. Walker, sei un bastardo, combatti! Stai attento, Jordan. 12 km al secondo. La distanza, Hau! 642 km. Cioè abbiamo 50 secondi. La nostra testata è orientata meglio? Solo 4 gradi di correzione. E che numero è? 7. Pronti al lancio? Pronti. Fuoco. Naturalmente questi risultati sono incompleti. In che senso? In che senso? È questo che non sappiamo. Non c'è quello che non possiamo sapere. Sì, tutte queste stime sono rapportate alle condizioni atmosferiche, al livello di radioattività, ai movimenti di superficie. Insomma, alle sole cose misurabili a migliaia di chilometri di distanza. E qual è la zona che ne è uscita meglio? L'Antartico. Ma se in mancanza di ordini decidessimo di tornare sulla Terra, esiste un posto che assicuri qualche chance di sopravvivenza? Isole Seychelles. Isola di Pasqua. Qualche parte del Centro America. Ho notato che ascolti quella frequenza radio tutte le notti alla stessa ora. Sì, è una speranza stupida. Cerco di sentire mia moglie. Ha un trasmettitore a casa, un apparecchio per radioamatori. Lo stesso. Probabilmente sei morto come tutti. Ma spero tanto che tu mi senta. Sarà l'addio del mio spirito al tuo spirito. Qui non hanno colpito e quindi tutto andava bene all'inizio. Andava tutto bene tranne che per tua sorella Erna, ma poi la gente ha cominciato a perdere i capelli. E qualcuno è diventato cieco. Ogni giorno si ammala qualcuno, probabilmente a causa della radiazione. È terribile. Stanno morendo tutti. Dicono che anche i germi sono stati colpiti dalle radiazioni. Tesoro. Il bambino è morto. Si è ammalato. Lo hanno trovato, lo hanno ucciso e lo hanno seppellito subito. Adesso io non mi posso più muovere. Mi obbligano a rimanere in casa in quarantena. Io comincio a star male. Le gengive mi sanguinano e non sto in piedi. Non ti vedrò più. Io voglio morire. Proverò a fuggire.
Le radiazioni là sono fortissime. Sì, è vero. Ma io voglio ritornare. Adesso. Scusa? Voglio aiutarle. Voglio aiutare Elis e mia sorella, aiutarle ad andarsene. How? Tua moglie è già morta. Cosa dici, bastardo? How? Calmati! Non torniamo in nessun posto. Le radiazioni ci arrostirebbero. Avanti, su, calmati adesso. Leva queste mani. Lasciami. Va bene. Su, di la tua, Jordan. Oh, io non ho nessuno laggiù da andare a cercare o aiutare. D'altronde qui non c'è rimasto molto da fare. Sì, potremmo aiutarlo. Abbiamo vinto, siamo 2-1, quindi si torna indietro. 2-1 e si torna indietro, Ma si dà il caso che l'uno sia io, cioè il capitano. Questa non è una democrazia. Quindi si resta! Questo non è il mio programma. Walker! Walker, dobbiamo sganciare la navicella! Gli ho dato 60 ore. Basteranno. L'11 non vuole funzionare. Vai! Oh, io non so che cosa hai fatto, ma alla prima occasione ti ammazzo. Ascoltami bene, ti ho detto che funziona da solo. Questo non è il mio programma, non è il mio programma. C'è una perdita sul numero 4. Granché come atterraggio. Jordan! Non riesco a sentire il polso. Adesso cosa diavolo possiamo fare? La pupilla si è mossa. Non è morta. Sì, sento il battito. Grazie a Dio. Sarà commozione cerebrale. Abbiamo una pala. Non sono stato io a farla scendere qui. Ah, non c'è niente da fare. È inutile.
Scavo un po' io adesso. Avrei dovuto controllare se il numero 11 non funzionava davvero quando abbiamo sganciato le bombe. Come? Ho detto... Ehi, aspetta. Ascolta. Avevo sentito bene. Avevo sentito bene. Ehi! Ehi, ragazzi! Mi sentite? Aiutami, scaviamo. Lo sai, abbiamo provviste per dei mesi, Walker. Per dei mesi. E potremo cercare una barca. Oppure costruirci una zattera. E andare in un posto sicuro, in Centro America. E stabilirci laggiù. O aspettare un po' e poi ripartire verso l'Oregon. E credi che troveremo una barca da queste parti? Non lo so. Ecco, sento qualcosa. Da questa parte, da questa parte. Coraggio, ragazzi. Avanti. Ehi, ehi, mi hanno preso la mano. Walker, fa qualcosa. Mi hanno preso la mano, Walker. Ah, ah. Walker, aiutami. Ah, ah, ah. Walker, Walker, aiutami. Ah, resisti. Ah. Walker! Ciao, Jordan. Bentornata sulla Terra. Non far niente prima di aver ascoltato tutto il nastro. Ormai mi sono rassegnato all'idea che Alice sia morta. Jordan, anche Walker è morto. 6 ore fa stavamo cercando di scavare un'uscita. E qualcuno o qualcosa là fuori lo ha preso e lo ha ucciso. Approfitterò dell'oscurità per fuggire e cercare di trovare qualcuno. Spero di ritornare entro mattina. Busserò 3 volte. Non far entrare nessuno. Mi chiamo Howe. Sono tenente colonnello della NORAD. Sì, insomma, la difesa aerea nordamericana. Io non ho a che fare con quella gente. Ho solo vissuto nello spazio per 15 mesi. E sono ritornato ieri notte. E quelli hanno cominciato a inseguirmi.
Credo che volessero uccidermi. Ma che diavolo vuole da me? Io ho una navicella che è piena di provviste. Parliamo delle provviste. Hai finito? Ma non vado a sprechi, eh? Grazie. Chi c'è là sotto? Ti aspetti che io creda alla storia della Nolent? E che tu sia ritornato dallo spazio senza motivo? Non mi aspetto che tu creda a quello che dico. Però io ho delle provviste sufficienti per dei mesi e se tu non ci vuoi credere sarà solo peggio per te. Bene, allora faremo un patto. O mi dai il cibo o ti uccido. Che vantaggio avrei a dartelo? Che resterai vivo. Se avrai fortuna. Se avrò fortuna. Già. Tu mi dai il cibo. E io ti libero. Ma quelli ti stagneranno dappertutto. E poi ti uccideranno. Io contento, ragazzi contenti, e tu morto. Ascolta quel che ti dico io. Se io ti dessi metà delle provviste, in cambio di uno di quei tuoi fucili. Ma ce l'hai il senso dell'umorismo? Cosa credi di fare con metà delle provviste e con un fucile? Io voglio solo andarmene di qui. Andare in un posto sicuro, magari l'America centrale. Prendi quella tua navicella e le fai fare un altro voletto. No, voglio cercarmi solo una barca. E di che tipo? Una barca a vela. E tu credi che se qui intorno ci fosse una barca a vela, io me ne starei qui a prendermi la radiazione? Salve. Ciao. Ti dispiace se ti faccio una domanda? No. Chi sei tu? Non sono affari tuoi. Vuoi liberarmi? Senti. Se mi sleghi, io ti darò delle fragole fresche.
Oppure degli scampi, ti piacciono gli scampi? O del tacchino, quello che vuoi. Io ho montagne di cibo. Ti intendi di barche? Sì. Mi sembri innocuo, ma non ho comunque scelta. Ok. Allora facciamo un patto. Dividi con me il cibo e ti trovo una barca a vela. Se provi a scaricarmi, perdi anche la barca, d'accordo? Bene. Via allora. Che tipo di barca è? Ma come, che tipo di barca è? Una barca a vela. Quanto è grande? Abbastanza. Ok, capitano Walker. Coraggio. Walker? Mettete giù i fucili. Avanti, fuori. Perché? Perché non voglio sporcare il pavimento. E le provviste? Non me ne frega niente delle provviste. Su, muoviti. Ma non ci sono solo provviste, c'è anche della marijuana. Ah, davvero? E di che tipo? Colombiano. Ah, buona, non fumo di quella roba e non mi piace la gente che fuma. Ho capito. Tu vuoi trovare le provviste e tenertele tutte per te, ma non ci riuscirai. Non me ne frega niente delle tue provviste, te l'ho già detto. E per nulla al mondo ti farebbe entrare. Lei non ti farà entrare! Non lo farà. Chi è lei? Un astronauta. Un medico. E com'è? Ha i capelli neri. E che genere di capezzoli ha? Rosa, marroni o rossi? Rossi. A punta o rotondi? A punta. Insomma, se io ti do un coltello e ti lascio libero, mi daresti metà del cibo e la donna? Ti do anche tre quarti del cibo. Sei molto gentile. Affare fatto. A meno che tu non mi faccia sorpresa, sì. State su! Thank you.
È questa la spiaggia? Non so. Era molto buio, può darsi. JJ, sali su quella collina. Guarda se si vede una navicella. Attenta ai maledetti di Fort Leswell. JJ! Brutto scherzo. Vieni, Mechino. Ci si rivede, eh? Sono felice di averti incontrato. Di andare. È di plastica. Vediamo di metterci a lavorare sul serio! Tirate! Brutti bastardi ramolliti! Thank you.
Siedi. Ora una sorpresa ancora più grossa. Mi dica, comandante Howe, non saprebbe per caso in quale direzione soffiano i venti principali della Patagonia? Cosa? La Patagonia è nell'emisfero meridionale. I venti principali dovrebbero soffiare da est, però ci sono le montagne. Crede che le piogge radioattive le oltrepassino? Come fa lei a sapere il mio nome? Bene, bene, bene. Le buone notizie non vengono mai sole. Mi sei mancata, JJ. E tu devi essere Vinnie McKinnon. Toglimeli di mezzo prima che ammorbino l'aria, Lacey. Mettili con la dottoressa Jordan e vedi che siano comodi come lei. Secondo i miei calcoli saranno contaminati tutti entro i prossimi 2 mesi. L'unica soluzione è raggiungere una zona incontaminata, ammesso che ce ne sia ancora qualcuno. Mi spiace per quello che è successo al suo amico Walker. Alcuni sopravvissuti vi hanno trovati prima di noi e non c'è stato niente da fare. Sono rimasto sorpreso nel sapere che voi eravate lassù. Non ho mai sospettato che avessimo dei laboratori spaziali segreti. Certo, infatti nessuno doveva sospettare. L'abbiamo trovato. Sei sicuro? La scritta è Delta S-16. Un'altra buona notizia. Immagino che non avremo più bisogno del comandante Howe. Portatelo dai suoi amici. Scusi. Delta S-16, eccellente. Lo farò portare via immediatamente. Ok. Lacey, stai molto attento e portalo addirittura alla capanna di Boomer. Va bene. Sei tu? Sì, sono io. Oh. Oh. Jordan. Va tutto bene? Sì, Au, tutto bene. Hai trovato il mio nastro? Sì. Jordan, io... Sono contenta che tu stia bene. Questa è la signora Boyd, ha rubato delle pesche sciroppate. Pesche sciroppate. Sembra impossibile.
qui non c'è niente, Emiliano. Ma dimmi una cosa. Perché quel Gideon ti odia? Perché è il mio ragazzo. Il tuo ragazzo? Già, ex ragazzo, veramente. Cercavo appunto di sfuggirgli, ma Vinny mi ha preso ed è con me. Sì, ma cos'è successo qui? Com'è che un ragazzino come Gideon controlla tanta gente? Ha i suoi metodi. Forse ti interesserebbe sapere come è riuscito a controllare te. Di cosa stai parlando? Ecco. Il giorno della guerra, 2 mesi fa, credo, più o meno, ero a scuola. Stavo andando a lezione insieme a Gideon, quando un elicottero della Marina è atterrato sul prato e ne è uscito il padre di Gideon. E così mi sono ritrovata a 1500 metri di altezza con un equipaggiamento spaziale su di un elicottero. Equipaggiamento spaziale? Sì, con i genitori di Gideon e un gruppo di ufficiali della Marina. Così, mentre io mi preoccupavo del mio esame, ho scoperto di essere nel bel mezzo della Terza Guerra Mondiale. E che cosa è successo agli ufficiali della Marina e ai genitori di Gideon? Sono morti. Siamo caduti. L'elicottero è stato colpito, così siamo precipitati e siamo sopravvissuti in 4. Gideon ed io, Lacey, che era caporale dei Marines, e un tecnico della Marina, un tipo grasso di nome Boomer, che conosceva l'equipaggiamento. Ma lui è rimasto paralizzato, con la spina dorsale spezzata. Sì, solo... aspetta un momento. Dici che questo Boomer ha a che fare con il mio atterraggio qui, è questo che stai dicendo? Oh, beh, sì, ma è di Gideon l'idea, vuole trovare una stazione di sopravvivenza. Vedi, Gideon ha detto a Boomer di trasmettervi un programma che vi facesse atterrare qui nel caso decideste di tornare. No, è impossibile che Boomer o chi per lui potesse fare una cosa del genere. Vuoi spiegarmi perché siete arrivati qui allora? Fermatevi qui. Boomer? Hai fatto davvero un buon lavoro. Crediamo di aver trovato il pezzo mancante e il merito è solamente tuo. Ecco la tua razione. Ti ho portato un bel pezzo di carne di cervo, che ne dici? Mi rendo conto che non ci siamo comportati da veri amici. Ma ora ci rifaremo e cominceremo con questo bel pranzetto. Non puoi farcela senza di me. E io non ho motivi per vivere. Ma non dire così. Siamo onesti, almeno tra di noi. Voglio una stazione di sopravvivenza e tu puoi aiutarmi a trovarla. Senti, ti propongo un affare. Se mi aiuterai un'ultima volta, ti lascio andare. Allora, daremo un'occhiatina alla nostra scatola mentre la bistecca cuoce. Perfetto. Allora, Boomer, come la vuoi la bistecca? E dove pensavano di andare con quell'elicottero? Cercavano di raggiungere un sottomarino che aspettava davanti alle coste del Newfoundland. Molti membri del governo erano diretti là e noi avevamo anche il loro equipaggiamento spaziale. Non saranno stati molto contenti di questo piccolo disguido, suppongo. Come bestie si saranno arrabbiati. Andiamo, dolcezza. Coraggio. Boomer, la tua bistecca è quasi pronta. Non vorrei cuocesse troppo. Sarebbe un vero spreco, visto che sono in parecchi a soffrire la fame qui intorno. Giuri di darmela se parlo. Hai la mia parola. Per farlo funzionare, c'è una parola d'ordine. E pluribus fac. E pluribus fac. Sapevo che ci saremmo arrivati, Boomer.
Boomer, spesso sei stato uno strazio, ma alla fine sei stato utile, manterrò la mia parola. Non male, vero? Mi spiace, lascia che... Accidenti. Quanto mi dispiace. È troppo sporca perché io la raccolga adesso. È meglio che te la prenda da solo. Che puzza, Boomer, santo cielo. Dovresti curare l'igiene personale un po' di più. Bene, puoi andare ora. Grazie tante. Li vedi questi? 62, 17, 20 nord e 19, 02, 40 est. Sai cosa sono? Latitudine e longitudine di qualche stazione di sopravvivenza ancora intatta, scommetto. Molto brava. E domani tu, io e pochi altri andremo appunto in quella stazione. Non sei felice? No. Credo che tu non abbia capito bene. Ti sto dicendo che ti perdono per avermi lasciato. Beh, adesso sono io che non ti perdono. Che cosa? Il tuo essere crudele. Andiamo, JJ. Credi sia così per il gusto di esserlo? È il solo modo di amministrare delle risorse limitate in situazioni di emergenza. Non lo capisci questo? Allora, vuoi venire? Cosa mi rispondi? Ti rispondo, vai a farti fottere, Gideon. Riportatela dai suoi amici. JJ? Avvisate che ci sarà un processo domani mattina. Sarà uno svago per tutti. Jordan, sai cosa ti succederà? Le regole sono cambiate, Jordan.
Ti trovo bene, Vinnie. Che succede? Ti manca la mammina? E saluta! JJ. Oh, sei sempre così carina tu, JJ. Mi fai star male. How? Molto coraggioso, How. Tutti in piedi in presenza di Gideon Hayes. Seduti. Abbiamo oggi di fronte a noi il comandante Cecil Howe, la dottoressa Eva Jordan, Jacqueline Jamison e Vincent McKinnon. Comandante Howe e dottoressa Jordan, avete ammesso di avere partecipato alla guerra nucleare che ha devastato così tragicamente le nostre vite. Siete quindi accusati di crimini contro l'umanità. Sentiamo, quelli che giudicano il comandante Howe e la dottoressa Jordan colpevoli, dicano sì. Sì! Quelli che giudicano Cecil Howe e Eva Jordan non colpevoli, dicano no. Colpevoli. Arrogo la strega! Jacqueline Jamison, conosciuta anche come JJ, è qui accusata del peggiore di tutti i crimini, tradimento. Era una mia carissima amica e il mio averla portata qui di fronte a voi dimostra ampiamente la gravità del suo crimine. Se è colpevole, dite di sì. Sì! Qualcuno dice no? Colpevole. Ora il nostro amico Vinnie McKinnon. La sua presenza in quest'aula si è fatta attendere decisamente a lungo. È accusato di tanti crimini nei confronti della popolazione che non perderò tempo a elencarli. Tutti quelli che giudicano Vinnie McKinnon colpevole dicano sì. Sì! Qualche no? Colpevole? Qualcuno vuol dire qualcosa prima della sentenza? No! Questa corte stabilisce dunque che il comandante Cecil Howe, la dottoressa Eva Jordan, Jacqueline Jamison e Vinnie McKinnon siano condannati a morte mediante impiccagione. La sentenza verrà eseguita immediatamente. Un'idea. Togliete il nastro dalla bocca di JJ.
Mi sento improvvisamente generoso. Quindi ti perdono, JJ. Perdonare! Sì, voglio perdonarti, ma a una condizione. E cioè che sia tu a tirare la leva dell'impiccagione. Accetti o no? Bene, ma io voglio essere generoso comunque. Faccio la stessa offerta anche a voi. Prometto la libertà a chi impiccherà i suoi amici. Ah, bene! Avanti, vediamo chi accetta, coraggio. Avanti, sì o no? Morte, morte, tutti! Morte, morte, io vi voglio vedere! Andiamo! Avete ammazzati! Ammazzati! Ben fatto, Hao. Su, liberatelo. Lasciate passare, indietro, 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 lasciate passare, via, via, indietro, indietro, indietro. Dopo il rullo dei tamburi tirerai la leva. Se non lo facesse voi, sparatelo, per favore. Aiutarmi, mi sì, fa male. Sì, va bene, lasciali andare. Tu non sei nella posizione di... Non c'è molto tempo per discutere, liberali. Riportate Vinny e JJ nella loro cella. La seconda condizione è niente impiccagione. Ok, niente impiccagione. Vado a prendere la mia roba. Niente scherzi, d'accordo? O siete tutti morti. Ecco fatto. Non fare sforzi per una settimana, eccetera, eccetera, eccetera. Un ottimo lavoro, dottoressa Jordan. Dovrei portarti con me. Purtroppo il cibo scarseggia. Già. Sei un gentiluomo, Gideon, ma credo che cercherò di farcela insieme agli altri. Non erano questi i patti. Tu resti qui finché mi servi. E riguardo a Vinny e JJ, beh, ho promesso di non impiccarli. Ma sono stati condannati, quindi li fucilerò. Voglio altro tranquillante. Li fuciliamo. No, ho soltanto della morfina qui ed è un po' troppo forte. La morfina va bene.
Avanti, muoviti. Lei si pensaci tu. No, d'accordo. No. Che c'è? Meglio che faccia io, ok? Lacey, vuoi tenerla ferma? Per uno stupido! Del diavolo! Guarda cosa c'è in quel flacone. Potassio. Esagerato come tranquillante. Era ora che facessi una doccia, Vinny. Bene, scendete dalla barca. Capito? Scendete da quella barca. Dovete buttarvi in acqua adesso. Così, da bravi, alzatevi. E adesso coraggio, buttatevi in acqua. No, non toccate quei fucili. No, non fatelo. No, no, non toccateli. Lasciate stare quei fucili. Ve lo ripeto per l'ultima volta. Lasciateli stare, buttatevi in acqua. Vi consiglio di stare molto attenti. Buttatevi in acqua, mi costringerete a sparare. Buttatevi in acqua ho detto. Oppure vi costringerete... No!
cosa succede. Andiamo. Caricare! No, no! Puntare! Non mi date neanche una possibilità! Un ultimo desiderio per morire con dignità! Pietà, non uccidetemi. Per favore, amici, non fatelo. Vi prego, non uccidetemi. Vi supplico, non fatelo. Ragazzo dei fucili, chi ne vuole? Io! Ora dov'è Jordan? Se n'è andata insieme a Gideon Hayes. E dov'è JJ? Anche lei insieme a lui. Coraggio, andiamo. Non ce la farò mai. Coraggio, coraggio! La mano, coraggio! Andiamo! Ecco, la brava! Ecco, ancora un piccolo sforzo. Sì. Ecco, piano. Così. Così. Ci andiamo. Via. È meglio andarcene. Non c'è più niente da fare. Andiamoci nella barca. Muovetevi su, luridi bastardi! Pronti? Puntate! Fuoco!
Tu sai nuotare? Lacey, vuoi raccogliere tutte le armi, per favore? Forza. Forza. Grazie. E adesso la tua. Grazie. Avete fatto un buon lavoro. Non vi dimenticherò. Sei un bravo uomo, Lacey. Mettile via adesso, non ne avremo più bisogno. JJ! Ehi, ehi, è freddo qui sopra. Scendi in cabina, ti raggiungo subito. Subito, subito. Già. Ne abbiamo passate tante, vero, noi due? Sì. Ehi. Lacey! Non ho più voglia di vederti, Hao. Comincia a nuotare. Su, coraggio. Uccidila, così poi ti ucciderò. Tu stai solo bluffando. Come hai bluffato all'esecuzione, non avresti mai impiccato i tuoi amici. Sparisci, Gideon. Ce la puoi fare a nuoto. Ti do ancora 3 secondi. 1, 2... La prossima volta ti ammazzo! JJ! Aspetta! JJ, ti prego! Ti prego! Quello cosa sarebbe? L'ultima battaglia è stata vinta. Ora l'umanità può riposare in pace.